questa terrazza dell'hotel Terminus di Napoli, dove sta avendo luogo il Pop Art Party, un party che viene celebrato ogni anno da questa straordinaria azienda. Facciamo un giro per gli ospiti. Noi sarà difficile sentire le voci di qualcuno. Roberto Pagnotta. Roberto, ciao caro. Allora, siamo in compagnia di Roberto Pagnotta, Alba Travel. Sì. Roberto, grazie, buonasera. Bellissimo evento, bella serata. Una serata bellissima, nonostante il tempaccio, ma è venuta il gota del turismo campano e quindi siamo tutti felici di stare qui e scambiare un po' di opinioni propositive. Grazie Roberto, ciao. Sì, bella serata. Come sempre, le serate organizzate da Antonio sono sempre molto belle. Sempre una garanzia. E in particolar modo questo evento qua che si ricamina. Siamo in compagnia del direttore dello Star Hotel Terminus, Fiore all'Occhiello, dell'accoglienza napoletana, un marchio che da 20 anni ha avuto il coraggio di investire sulla città, in un luogo particolare della città. Direttore, com'è cambiata l'accoglienza, com'è cambiata Napoli? Poi parliamo immediatamente anche di questo straordinario evento che fra poco partirà. In 20 anni sono cambiate tante cose, specialmente in questa piazza che finalmente dopo anni di restyling ha trovato la sua giusta collocazione turistica, in cui abbiamo beneficiato tutte le location, tutte le residenze, B&B, compreso tutti gli alberghi della piazza, che hanno invertito il trend, un trend in crescita, un'occupazione annua media che si aggira intorno all'80-85% dell'occupazione, con un mix di clientela che sta andando verso un'utenza sempre più alta. Direttore, questa sera un evento straordinario, do a lei l'incombenza di presentarlo, però devo dire, già visitando la sala, anche io sono rimasto un pochino a bocca aperta, molto bello, complimenti. Sì, diciamo che ogni anno noi facciamo questo party proprio per far sì che tutti i nostri clienti, i nostri amici da Star Hotels, partner, istituzioni, vivano una serata con noi e quindi cerchiamo di dare il meglio. Il mood di questa serata è la pop art, perché art e food, diciamo, territoriale, regionale, perché Napoli ormai è diventata una capitale europea dell'arte. In questo momento ci sono tantissime mostre finalmente che attirano turisti, come la mostra di Andy Warhol che è alla Basilica di Pietrasanta, c'è Miró, impressionisti, noi abbiamo preso spunto da Andy Warhol, infatti guardiamo questa pop art come abbiamo disegnato, abbiamo ospitato una mostra della pop art napoletana con Gennaro Regina, che è un artista che come Andy Warhol si ispira ai Vesuvi, il Vesuvio colorato, alle mostre in vita, infatti abbiamo qui la mostra di Gennaro Regina che appunto ci espone questi Vesuvi di tutti i tipi, di tutti i colori. Food, che è la seconda leva turistica della regione Campania dopo l'arte, Napoli è una città d'arte ma anche una città di enogastronomica di eccellenza, e diciamo che i turisti vengono a Napoli per assaggiare il food, e noi abbiamo creato questa sera, abbiamo delle isole dove ci sono 5 isole dove ci sono tutte le province della regione Campania, e ogni isola c'è la storia, la tradizione culinaria di queste isole, delle pietanze storiche riviste dai nostri chef. Perfetto, quindi arte enogastronomica, ma anche ambiente, una particolare attenzione quasi maniacale all'ambiente. Star Hotel si è adeguata al no plastic. Star Hotel non so se è adeguata al no plastic, ma è già qualche anno che sta costruendo gli alberghi eco. Infatti abbiamo costruito 6 anni fa il primo Economy Contemporary Hotel a Milano, lo Star Hotel Eco di fronte alla stazione di Milano, che è un successo incredibile, dove siamo attenti alla energia, siamo attenti a tutto al biodegradabile, siamo attenti a tutti quelli che sono i consumi. Infatti siamo partiti da lì, stiamo aprendo anche un altro albergo a Bologna di fronte a Fico, che si chiamerà ancora Eco, quindi ma non solo gli alberghi Eco, ma anche gli alberghi che già esistevano come il Terminus, come lo Star Hotel Terminus. Abbiamo adottato come compagnia una linea economica, per quanto abbiamo eliminato nel mentre tutti i flaconcini di plastica contenenti vari shampoo, detergenze e roba varia, e abbiamo inserito sul lavabo il classico dispenser, quindi abbiamo eliminato una plastica in qualità industriale, praticamente un solo dispenser in una sia sul lavabo che sulla doccia, eliminando tutti i 10 flacconcini che ci stavano. Abbiamo sensibilizzato la nostra clientela
a collaborare con noi per i lavaggi della biancheria, delle lenzuole, quindi loro mettono a terra solamente quello che credono sia opportuno lasciare. Insomma, chiaramente quando poi si cambia la camera si cambia tutto, insomma, però abbiamo veramente dato un grosso impatto all'ecosostenibilità. E stiamo eliminando anche la plastica dei frigobar, compriamo solo vetro, compriamo tutta roba biodegradabile, anche i tovaglioli sono biodegradabili, veramente è un grosso investimento che stiamo facendo per l'ambiente. Va benissimo, quindi dovendo coniare adesso uno slogan, oltre che benvenuti allo Star Hotel Terminus, chiaramente diciamo welcome in Naples. Welcome in Naples, sicuramente, insomma, quindi grazie a voi. Compagnia di Rino Vitelli. Rino, una serata straordinaria, Antonio riesce sempre ad organizzare dei party meravigliosi, però quello di questa sera ha un significato speciale. Sì, ha un significato speciale, che è quello in qualche modo di valorizzare le nostre eccellenze, questo connubio tra cibo, arte, che poi è una delle cose assolutamente che soprattutto gli stranieri ci invidiano di più. E poi, come sempre, è un'occasione di networking, quindi di incontro tra operatori del settore, ma anche con le istituzioni, con le associazioni di categoria, un modo per confrontarsi, parlare dei nostri problemi e magari provare anche a individuare le soluzioni tra uno spritz e un bicchiere di vino della nostra terra. Assolutamente sì, perché si abbassano le barriere, quindi il dialogo è molto più costruttivo. Grazie Rino, ciao caro, buon lavoro. Sì, in realtà è un'esplosione di colori, quindi io amo così, che è appunto l'arte della pop art, e questa sera abbiamo fatto questo connubio con il cibo. È vero che sono un architetto che si occupa di matrimoni a 360 gradi, ma quando si parla di party, quando si parla di grandi feste, insomma, la cosa è più divertente, perché il matrimonio è più classico. No, assolutamente no, io sono un costruttore di scenografie per eventi, e quindi i party posso, come dire, liberare la mia fantasia, sai, il matrimonio è molto più romantico, con colori meno accesi, mentre il party si può usare. Lo chef di questo meraviglioso albergo, è stato complicato, Raffaele, creare tutto questo? Assolutamente, complicato no, impegnativo abbastanza, perché siamo stati un po' alla ricerca di prodotti del territorio, l'eccellenza che purtroppo, ahimè, è sempre un po' difficile oggigiorno, l'eccellenza, quindi, ma assolutamente è stato una bella esperienza. Sì, assolutamente. Quindi stasera siamo ospiti di questo chef che ci farà assaggiare queste i dolci del territorio, su ogni provincia, quindi ce n'è ancora da vedere. Siamo fortunati, fra i tanti ospiti abbiamo incontrato Gennaro Regina, l'artista che ha realizzato queste straordinarie opere. Gennaro, il punto interrogativo mi ha colpito tantissimo. Diciamo che praticamente io dai miei visui trasmetto sempre dei messaggi, nel senso cerco di farli parlare fondamentalmente. Sono opere molto pop. Andrebbero esposti allo stadio? Assolutamente, sono opere molto pop, appunto come la serata, e questa è una di quelle lì, appunto, che rappresenta qualche cosa, che dice qualche cosa, il punto interrogativo. Che ci riconduce a? Ci riconduce la domanda che nasce da è il Vesuvio che si fa la domanda, che dice cosa succederà.